Nadia Rinaldi. Buonanotte, Nadia. Buonanotte. E non ho bisogno di quaderni con te perché ci conosciamo veramente da tantissimo tempo e so tutto. Tanto voglio parlare immediatamente di questo successo bellissimo dell'ultimo tuo lavoro. Sì. A teatro. Ma è stata una scommessa. Senza santi in paradiso. Senza santi in paradiso. Già il titolo, insomma, ti deve far capire qualcosa. E io appartengo a quella generazione, con Roberta abbiamo quasi la stessa età, quindi che usavamo i diari quando si andava a scuola, no? E tra i vari traslochi, cambi di case, ho ritrovato vecchi diari, anche da grande, però oggi ho fatto questo, oggi ho fatto, sì. Appuntavo le mie giornate, cose che, ritrovandoli, leggendo insomma pagine e pagine, è uscito fuori lo spettacolo, perché mi sono messa lì, ho ripercorso varie fasi, sono riemersi tanti ricordi appartenenti all'infanzia, agli inizi della carriera, a fatti accaduti più o meno belli, piacevoli o meno, ed è venuta fuori questo spettacolo biografico, che con l'aiuto di Claudio Insegno, devo dire, ha fatto un lavoro certosino. Siamo riusciti a portare in scena un'ora e un quarto questa vita piena di bivi, piena, certo, di momenti belli, gioiosi, momenti anche intensi, grandi punti interrogativi, tanti punti esclamativi, tanti sorrisi, tante risate regalate, però poi c'è anche un tanta sofferenza. C'è tanta anche sofferenza, allora, che io però con molta leggerezza sempre ho metabolizzato, però ne sei voglio rendere partecipe, allora, comunque il pubblico che mi ha sempre, allora, seguito e voluto bene. Un bivio importante è stato quello di cambiare la tua fisicità. Perché? Perché Nadia Rinaldi, che è un'attrice di grande talento, grazie, diventa famosa per Faccione. Sì. E quindi per interpretare questo personaggio di donna bella, però si direbbe curvi, morbida, no? Morbida. Non, ecco, si, non esisteva, diciamo, neanche non esisteva la curvi neanche, come no, termine. No, è una bella rotonda. Sì. Oh? E per tanto tempo, insomma, tu continui a interpretare un filone di questo tipo, poi a un certo punto decidi di cambiare. Perché? Allora, ti premetto che io fino all'età di 16 anni pesavo come peso oggi, esatto, 64 kg. Poi a un certo punto la mia tiroide è impazzita, si è addormentata, ha smesso di funzionare e ho cominciato a prendere chili. Devo dire che nel momento in cui sono entrata nella scuola di proietti per fare il laboratorio teatrale, avevo questa rotondità, questa morbidezza, grazie a mamma e a papà ho sempre avuto comunque una bella faccia, e il primo a credere in me è stato proprio Gigi, perché vedeva una figura che in qualche modo andava a rompere gli schemi che erano troppo di moda in quel momento, cioè riportava sulle scene una figura che negli anni 50-60 aveva avuto la sua, le sue grandi attenzioni. Dopo un po' un fisico rotondo era destinato a sfavolire o soltanto a intraprendere ruoli secondari o comprimari, mentre devo dire che con lui, rompendo questi schemi, mi ha ridato, ha creduto in me, e quindi lo ringrazierò sempre per questa grande opportunità che mi ha dato. Ma insieme a lui c'è stato De Sica, che in quel momento stava scrivendo, certo, appunto Faccione, e lì ti ha dato, e questo ma personaggio... Io voglio sapere come invece hai deciso di tornare indietro. Ho deciso perché di tornare indietro, so, perché questo fisico sicuramente mi ha aiutato, mi ha dato tanto successo. Perché non è facile decidere di cambiare. No, e sono di, stata di male, Monica. Io ho perso, ad oggi ho perso 80 kg. 80 kg. Io sì, sono... Prima non c'avevo il coraggio di dirlo, però il massimo che ho toccato sulla bilancia sono state... A Roma si dice la piotta e mezza. 150? 150, sì. E non se ne poteva cosa più. E cos'è scattato? È scattato che... Come raccontava anche Roberta, mi avevano detto inizialmente che io ero sterile proprio perché c'era questa obesità, questa patologia che era diventata forte, e quindi mi ero rassegnata anche all'idea un giorno di diventare mamma, che è sempre stato il mio sogno. Il tuo grande sogno. Poi adesso di figli ne hai due. Adesso di figli ne ho due. E quando nasce Riccardo, sono stata molto attenta, ho fatto una gravidanza a rischio, io facevo i ricoveri tutti i mesi perché avevo dei controlli importanti, ero sempre sotto controllo per glicemie, per evitare gestosi e cose varie. Ho fatto un bambino molto grande, di 5 kg comunque, e siamo stati bene tutti e due. Il peso non
non lo perdevo, ho fatto tutte le diete di questo mondo, regimi alimentari drastici, tutto, ho preso tutta la mondezza che si può prendere, che ti illudeva, che ti potesse far dimagrire, ma non succedeva nulla, facevo la fisarmonica, scendevo e riprendevo, scendevo e riprendevo. E dopo sono stata male, mio figlio non aveva neanche un anno, abitavo sulla Cassia all'ultimo piano, andai a fare la spesa, c'avevo lui nel passeggino, le buste del supermercato, arrivo in garage, l'ascensore era rotta, chiamo il portiere in aiuto per aiutarmi a portare sia il bambino che le buste della spesa, non c'era neanche il portiere, quindi ho preso prima Riccardo e l'ho portato fino a sopra al quinto piano e l'ho messo nel lettino. Poi ho portato il carrozzino, poi riscendo riporto tutte le buste, arrivata ero viola. E sei svenuta? Ho fatto in tempo a chiamare il 118, è arrivato e hanno portato via me e Riccardo, perché stavamo da soli e a lui con i guanti, il lattice, ci facevano i palloncini dentro l'ambulanza per distrarlo e farlo giocare. E io stavo male, ho rischiato l'infarto. E quindi da lì ho iniziato questo percorso, mi hanno detto che... Ti sei operata, no? Non sarei riuscita a veder crescere mio figlio. Invece... E davanti a questa notizia ho detto, il successo del mio fisico non mi importa niente, io faccio l'attrice. Hai fatto un'operazione? Ho fatto un intervento nel 2001 che era un bypass gastrico, e lo precisiamo, non sono stata operata allo stomaco perché non era un'obesità alimentare. Hanno accorciato un tratto dell'intestino che è quello assorbitivo. E da lì poi? E da lì è iniziato un percorso lunghissimo, ha fatto la magia che con la bacchetta magica. Cosa è cambiato nella tua vita dopo questo grande dimagrimento? È cambiato come che... Come sono cambiati i rapporti con gli uomini, per esempio con gli altri? Ma con gli uomini... No, perché piacevi prima, piace adesso. Ma io sì, piacevo prima, piaccio anche adesso, ma sono loro che a me non piacciono. E, lo so. E quindi non ho neanche il tempo, sinceramente. Io devo piacere a me e devo piacere ai miei figli. L'importante è che stiamo bene noi. Ma perché hai chiuso con gli uomini? Ma non c'è niente di interessante, di curioso, di che non abbia già visto e di chi mi sono fidata, sono stata pugnalata alle spalle e... Ho paura, posso confessare? Ho paura, sì. Ho paura ad aprirmi. Con tutto ho desiderio di avere una persona a fianco, perché mi manca la carezza, mi manca di andare a vedere un film, mi manca essere abbracciata, coccolata. Cioè, io con i miei figli parlo di tutto, abbiamo un rapporto aperto, cioè, dico a loro di considerarmi la loro migliore confidente, la loro migliore amica, non andare a confidare magari cose agli altri, che io ci sono sempre per le notizie belle, per le notizie brutte, sempre da me devono venire, perché io ci sono sempre. Però quello che magari, quello sguardo, quella carezza che puoi avere con un compagno... Non c'è e manca, in molte situazioni manca. Te lo dico con molta tranquillità. E tutti mi dicono, ma come sei diventata? Se dico, chissà gli uomini, tu zero. Ma non pensi che sia un lutto che tu vuoi ancora portare? Che... Ma no, guarda, lutto lutti, magari, io no, ho vissuto e vivo, per sicuramente esempio, vivo parlato, male, no, e ho vissuto male l'abbandono. L'abbandono. Proprio l'abbandono. Sì. L'abbandono l'ho vissuto inizialmente con la perdita molto veloce alla giovane età, mio papà, ecco, è morto che aveva la mia stessa età, quindi era giovanissimo. E ti manca proprio quella protezione dietro, che io poi ero molto papona, io quindi dicevo, ogni tanto c'è papà, tanto c'è papà, tanto c'è papà. Non pensare più che c'è lui dietro mi ha cominciato a far stare male. Però poi mi sono... Ho cercato nelle persone con le quali volevo far... costruire un progetto di vita, di cammino insieme, di trovare. Io volevo soltanto protezione, non ho mai chiesto i soldi. Non l'hai trovata mai. Non ho mai chiesto le barche, gli atti. Cioè, no, io sono stata sempre molto umile. Ho sempre cercato una persona che mi proteggesse. Non l'hai trovata. E non l'ho trovata. Mi sono ritrovata sempre nella condizione di proteggerlo e basta. Cioè. Senti, allora, prima di salutarci voglio sapere, aprendo quella porta, la porta metaforica, no? Che è davanti a te, cosa ti aspetteresti, cosa ti farebbe piacere trovare? Allora, aprendo la porta, innanzitutto la salute, perché ho due figli ancora giovani che hanno bisogno di te. Della mamma carabiniere dietro che insomma
gli dà dei consigli, perché e i figli non sono nostri, i figli sono del mondo, noi li dobbiamo lasciare andare dandogli le indicazioni giuste. E sicuramente un lavoro un po' più continuo. E una sorpresa? Magari, ma che bello sarebbe. E allora ci ritroviamo, perché se arriva la sorpresa me la devi raccontare. Però senza Santi in Paradiso lo devi venire a vedere. Assolutamente sì, anzi. Dal 23 novembre al Teatro Garbatella. Sì. C'è un omaggio a Gigi Proietti, alla canzone romana, Ricordo la mia infanzia, tutti aneddoti belli e meno belli, situazioni molto simpatiche sono accadute sui set. Mi racconto, da quando ero bambina, dalle senza Ursuline, Santi in Paradiso. Dalle Ursuline, perché dice, il titolo continuerebbe dello spettacolo, senza Santi in Paradiso e neanche un politico che mi ha mai raccomandato. Roberta Capua, Eleonora Giorgio, raggiungetevi.